Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati. Abbiamo avuto una pausa dovuta a un martedì di festa, per cui è da circa due settimane che non ci vediamo. Siamo contenti di avervi qui, tutti quanti, nuovamente questa sera, ma soprattutto siamo contenti di avere con noi questa sera il professor Massimo Priori, che gentilmente si è offerto di venire a tenere una conferenza molto interessante a Vicenza sul suono. Il titolo della relazione di questa sera è Il suono nella letteratura teosofica. Il dottor Massimo Priori è laureato in architettura e diplomato in composizione e insegna appunto questa materia al Conservatorio di Trento. Tra l'altro è anche un compositore riconosciuto a livello internazionale, quindi diciamo che nessuno meglio di lui questa sera ci potrà illustrare. È il suo curriculum. Quindi sì, no, perché ha fatto la faccia, avrei detto che stai sviolina. No, sì, è così. Diamo a Cesare quel che dice, sì, al di là della modestia, che è una virtù comunque. L'argomento è interessante, perché voi sapete la potenza del suono è una potenza che è primordiale, pertanto credo che sarà di grande interesse conoscere quali sono i significati reconditi e soprattutto la forza che il suono può dare, la forza occulta, la forza nascosta. Proprio perché dovremmo concentrarsi su un suono di alto livello, chiedo come al solito a cortesia di smorzare il suono del cellulare in modo da poter permettere un'adeguata attenzione al relatore. Grazie a tutti e un buon ascolto e grazie al professor Massimo Priori. Grazie a voi e grazie all'invito che spero di onorare nel migliore dei modi. È un onore essere qua proprio la sera a fare una conferenza. Io venni, non so se erano tre o quattro anni fa, tre anni fa sul suono del silenzio, conosciuto il titolo Rossimoro, mi ricordo più qual era. E questa potrebbe essere la naturale prosecuzione, insomma, di quella conferenza. Allora, innanzitutto chiederò scusa per le inevitabili imprecisioni che andrò a dire e mi auguro che ci sia, più che io parlo a voi, che ci sia anche una specie di interazione, in modo tale anche che c'è un buon antidoto contro la sonnolenza e quindi un ascolto attivo anziché passivo. Sarebbe interessante fare anche proprio, interrompetemi se c'è qualcosa da dire, ben volentieri, che la cosa diventa molto stimolante. Allora, il suono nella letteratura teosofica, come giustamente ha detto prima, è un argomento molto articolato, complesso, e io stasera parlerò di alcuni aspetti che secondo me sono molto importanti e farò molte citazioni. Suono di letteratura teosofica, porterò molte citazioni della Blavatsky e di altri. Però prima di parlare di entrare proprio nel merito del rapporto suono-teosofia, dovremmo capire cos'è il suono a livello fisico. Ci sono alcune informazioni che ci servono per capire quello che andrò a dire nella seconda parte. Allora, velocemente, mi auguro, forse qualcuno di voi già conosce le caratteristiche fisiche di un suono, però quando si parla di suono si parla di vibrazione. E quando si parla di vibrazione si parla di un'oscillazione. D'accordo? Allora, l'oscillazione è alla base della vibrazione e un'oscillazione, per essere tale, ha bisogno di un movimento circolare, no? Partendo da questo punto c'è un ventre positivo, un ventre negativo e qua conclude l'oscillazione, cioè un ciclo completo. Questa si chiama oscillazione, una semplice vibrazione, d'accordo? E si chiama periodo. No? Ecco, allora in termini fisici e soprattutto nell'ambito dell'acustica, le vibrazioni si misurano con gli Hertz. Hertz fu un teorico matematico tedesco, quale appunto dei suoi studi dà il nome proprio a questo fatto. Allora, attenzione, un periodo, cioè un ciclo completo, va bene, è un periodo e l'Hertz è l'unità di misura della vibrazione, ergo anche del suono, ma non solo. Con gli Hertz si misurano anche le velocità di processori dei computer, ad esempio, e della luce, eccetera, eccetera. Allora, un Hertz sa indicare un periodo in un secondo. Quindi quando io dico che un suono è di un Hertz, vuol dire che in un secondo ha questa oscillazione. No? Qui in realtà abbiamo più periodi insieme,
Allora, la frequenza indica quanti hertz ci sono in un secondo. No, non so se qualcuno di voi è musicista o si diletta nel suonare qualche strumento, non so, chitarra, pianoforte, no? Ad esempio, pianista? O chitarrista? Pianista? Vabbè, comunque, diciamo, nell'ambito musicale c'è una nota di riferimento per accordare tutti gli strumenti che si chiama il La 440, no? In genere è un diapason di metallo con il quale si accordano gli strumenti. 440 vuol dire 440 Hz in un secondo, cioè 440 di questi periodi in un secondo. Ok? Ecco, allora, più è alta il ventre, no? Più è alto il volume. Vedi l'ampiezza, l'intensità, no? Quindi molto alto il ventre, molto alto il volume, più basso il ventre, meno alto il volume. Ok? Quindi periodo, hertz indicano quanti periodi in un secondo, eccetera, eccetera. Allora, l'uomo percepisce una frequenza di suoni che vanno grosso modo da 20 Hz, cioè 20 periodi al secondo, e fino a 20.000. In realtà la nota più acuta del pianoforte arriva sugli 8-9.000 Hz, quindi tutto il resto è quasi inudibile. Questo dimostra quanto è davvero illusorio affidarsi ai nostri sensi, perché il cane ascolta grosso modo fino a 40.000 Hz, cioè il doppio rispetto a noi, con una realtà sonora totalmente diversa dalla nostra. Ci sono altri animali che sentono ancora di più, no? Gli elefanti, ad esempio, se noi arriviamo fino a 20 Hz al secondo, gli elefanti vanno ancora più giù. Tant'è vero che sono i primi che ascoltano i terremoti. I terremoti hanno frequenze molto basse e loro li sentono molto prima, ma anche i cani. D'accordo? Questo per quanto riguarda, il suono, l'oscillazione, il più breve. Ora, con gli Hz si misurano tante cose, perché da 20 a 20.000 è il nostro range che sentiamo, ma in realtà possiamo arrivare a frequenze stratosferiche. Ad esempio i raggi gamma prodotti dal Sole, dal Sole, e molto pericolosi per l'alta frequenza, arrivano a 100.000 miliardi di Hz al secondo, cioè frequenze stratosferiche, no? Quindi voglio dire, il problema degli Hz è da prendere con grande attenzione. Vediamo dopo cosa ci porterà. Quindi abbiamo capito come si misura il suono e cos'è un'oscillazione, una vibrazione. Ci fu un francese, Fourier, alla fine del Settecento, non so se qualcuno ha sentito questo nome, qualcuno che ha fatto matematica magari è un nome che conosce, elabora il cosiddetto teorema di Fourier, a livello solo matematico, perché nel Settecento gli strumenti erano quel che erano, e lui scoprì, o meglio, elaborò questa teoria che un suono, attenzione, prima abbiamo parlato di una semplice oscillazione. Il periodo, l'hertz, tanti hertz danno la frequenza, l'altezza del suono. Lui si capì che in natura i suoni sono complessi. No? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che sono fatti non da una semplice onda, ma dalla somma di più onde. Da qui il suono è complesso. Non so se mi sto spiegando, no? Allora, lui capì subito che il suono si divide in due grandi sezioni. Suoni che sono rumore e suoni che vengono definiti armonici o tonici, no, che sono quelli prodotti o dal pianoforte o dalla chitarra, da un violino, cioè i suoni intonati, tra virgolette. In realtà si chiamano suoni armonici, no? Tali suoni armonici, attenzione, questo è importante per capire quello che andrò a dire dopo, si compongono di, come dire, tante forme d'onda come queste, vengono, si sovrappongono, ma quelle che si sovrappongono sopra la fondamentale, cioè la forma d'onda che dà il nome al suono, cioè ad esempio 440 Hz, okay? Tutti gli altri che si sovrappongono e tutti insieme vanno a formare un suono armonico e determinano il timbro, quindi la differenza tra un pianoforte, un clarinetto, un violino, eccetera, eccetera, ok? Attenzione, si chiamano armonici, sono infiniti rispetto al suono fondamentale che si chiama prima armonica, ok? Ma attenzione, tutti gli altri hanno frequenze rispetto alla prima armonica e sono multipli. Ad esempio, attenzione, molto importante, se il primo suono, per esempio, è di 100 Hz, il secondo armonico che si va a sommare è di 200, il terzo di 300,
400, 500 e 600 fino all'infinito. Questa è una regola matematica. Per avere un suono armonico, cioè tonico, bisogna che ci sia questa regola. Se non è così, diventa rumore. Ok? E vedete proprio, la prima armonica ha un... per assurdo, ha un periodo in un secondo, teniamo conto che questo è un secondo, la seconda ne ha due, vedi? La terza ne ha tre, poi quattro, poi cinque, poi sei, eccetera, 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 eccetera. Fourier scoprì che premendo un tasto al pianoforte si sviluppa un universo di suoni. Poi ve lo faccio sentire un suono del pianoforte, però chi non è allenato sente il suono del pianoforte e basta, ma un orecchio allenato come il mio, chiunque può averlo dopo, uno che lavora nel campo musicale lo sa, comincia a capire che in un buon ascolto riesce a individuare tutti questi suoni, almeno fino a un certo punto, ma in realtà quando tu premi un suono al pianoforte, o un suono comunque normale, purché sia armonico, si genera un'infinità di questi suoni. Un'infinità. Noi purtroppo riusciamo a sentire fino al, grosso modo, al quinto, sesto armonico, settimo, per una più raffinato. Gli altri si perdono perché man mano che si sovrappongono perdono di intensità. Quindi se questa è un'intensità, ad esempio, di 10, questo ne avrà di 5, questo di 3, questo di 2, man mano, però sono presenti. No, allora quando senti un suono, senti davvero un infinito. È come quando voi, tu dici, ma io sento solamente il primo, certo, perché il nostro orecchio è molto limitato. È come guardare il cielo e tu vedi le stelle più vicine, non è detto che non esistono le altre sono dietro, ci sono, ma sono troppo lontane. Ecco, attenzione pertanto che un suono, vediamo verso la fine, che potere ha proprio nel generare questa infinità di componenti. Ricordiamoci che per essere armonico, questi armonici che vanno sovrapposti, la prima armonica è chiamata anche fondamentale, devono essere il multiplo, quindi 100 per 2, per 3, per 4, per 5, eccetera, eccetera. Ecco qua ad esempio. No? Vediamo se funziona l'audio. Vediamo, eh. Allora, io vi spiego cos'è. Allora, questa è la prima armonica fondamentale. No? Questa è la seconda. Vedete che sono due. Adesso qui è una raffigurazione, diciamo che il ventre è più a cerchio in sostanza, ma il ventre è messo sotto. No? Comunque è un periodo al secondo. Qui sono due, qui sono tre. Ora, quando le onde si sommano, diventano così. Attenzione. Qua non si sente nulla. Perché era spento. Ah, ecco. Andiamo. E questo è il primo armonico fondamentale, che è un La, a 220 Hz. Si sovrappone il secondo armonico. Lo rifaccio. Questo è La a 220 Hz. Adesso arriva il secondo armonico e si sovrappone. Senti? Arriva il terzo. Eccolo qua. E arriviamo qui. E poi arriva il quarto, il quinto, e la forma d'onda diventa sempre più complessa. Ok. E questa è la progressione degli armonici partendo da un Do a 130 Hz. No? Allora, i primi quattro armonici. Okay. I primi quattro armonici, partendo da un Do, sono molto importanti. Abbiamo un Do, non so se qualcuno sa un po' di note, mi spiace, ma qualche informazione purtroppo lo devo dare in questo senso. Abbiamo un Do, poi il doppio della frequenza, il secondo armonico, il Do, questo è il primo, la fondamentale, detto anche primo armonico, il secondo per 2, 260, per 3, per 4, per 5, eccetera, fino ad arrivare a un Fa, a un Mi 2600 Hz, molto alto. Ma poi ce ne sono un infinito. No? Ecco. Allora, attenzione, dicevo prima, i suoni sono di due tipi, c'è il rumore e c'è il suono armonico. Il suono armonico è quello che ha quelle componenti con il rapporto di multiplo, il rumore invece è questo. No? Ops. No? Vedete la forma d'onda, molto irregolare, non è periodica. Il suono invece tonico, questo come ad esempio... Questa è la sinusoide, questa no, è una forma d'onda pura, sinusoide non esiste in natura, ma è solo artificiale. Questo invece è un suono di clarinetto, vedi? Anche qui il suono è più complesso rispetto alla sinusoide perché qui sono sovrapposte tante altre forme d'onda, ma vedi la regolarità.
Quindi un suono armonico tonico nel tempo è regolare, a differenza adesso del rumore con suono non periodico. No? Non so se... No? E siamo partiti dal periodo, un hertz, cos'è la forma d'onda, l'oscillazione. Fourier, teorico francese, dice che un suono armonico, per essere armonico, cioè intonato, armonico, eccetera, deve avere tutti i suoi componenti in rapporto di multiplo. Okay. Questo, ad esempio, è un pianoforte. Allora, c'è un modo di rappresentare il suono sotto questo punto di vista che si chiama spettrogramma o sonogramma. In questo caso è uno spettrogramma nel quale vedi la frequenza fondamentale, no? E i vari armonici, no? Il La, primo armonico fondamentale, il secondo che vedi che è il doppio, 880-1660, il terzo che è il doppio, che è il triplo di 880, il La, due ottave sopra, che è il quadruplo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? In realtà il suono che sentite è un pochino più basso. Ora, l'impianto audio è quello che è. Però se fossero delle casse un pochino più grandi sentireste tutti i suoni. Possiamo, posso alzare? Sì, no, ma non, forse qua non si riesce a sentire. Prova. Ora, un orecchio raffinato sente gli armonici. No? Lo sento, si sentono. Un orecchio allenato riesce a sentirli. Senza questi suoni non abbiamo un suono armonico. Ok? Perfetto. E questo è il violino, per farvi vedere di, ecco la differenza che passa dall'intensità, dal volume delle componenti e quella che poi dà il timbro del suono. Infatti il violino, ad esempio, vedi che ha le componenti con volumi diversi rispetto al pianoforte. Vedete, il pianoforte va in qui invece, le, grosso modo, le armoniche sono a una certa intensità. Qui non si sente nulla, vabbè, non importa, il violino comunque, è strano. Vabbè, magari uno vuole passare. È a posto. No, no, magari non è caricato. Allora, attenzione. Passiamo alla seconda parte. Vi ho spiegato quali sono le caratteristiche fisiche di un suono. Abbiamo visto che i primi armonici, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, sono quelli più importanti. Sono quelli che danno luogo a intervalli ben definiti. Attenzione, intervallo d'ottava. Adesso forse non leggete le note, ma... Do fondamentale. Il secondo armonico è il Do ottava sopra. Il terzo armonico, che è un'ottava, il terzo armonico è il Sol, una quinta rispetto al Do. Il quarto armonico è una quarta rispetto al Sol. Dico bene? O dico male, pianista? Dico bene? Do Mi è una terza. No, non è un Mi. Do, Sol, Do. In chiave di basso. Ero già andata avanti. Ah, no, ecco, sì, Do. No, ma qui si vede un po' maluccio però. Non è molto a fuoco il... si vede? Allora vedete la sequenza degli armonici in notazione, vedi 16 e poi vanno oltre con tantissimi altri suoni che noi naturalmente riusciamo a sentire a malapena fino al settimo. Il settimo è già molto difficile, poi il resto vanno a sparire, no? E qui vedete anche le forme d'onda dei rispettivi forme d'onda che vanno a sovrapporsi. Vedete proprio il fondamentale, un periodo, questo ne ha 2, 3, 4, 5, 6, eccetera. Scusa un attimo. Pronti? Nel grafico centrale ci sono qui c'è praticamente un semispartito con la chiave di Sol. Questa sì, e sotto la chiave di basso. La chiave di basso, sì. Che usano i pianisti, gli organisti, oppure ti suonano uno strumento di violoncello, il fagotto, eccetera, eccetera. Questa è una scrittura tipicamente pianistica, però comoda perché copre un range. Allora ricordiamoci: i primi quattro armonici che nascono da un suono armonico sono ottava, poi la quinta e poi la quarta. Quindi lo vediamo tra un attimo. Attenzione, perché il come un suono, teniamo conto del pianoforte, lo premiamo e genera questo suono composto da tutti questi suoni, ok? E lì si generano per conto loro perché sono generati dalla fondamentale. Ma la cosa interessante la vediamo nella terza parte, è che se noi suoniamo, percuotiamo una corda e da questo Do, se vicino c'è un'altra corda non percossa e appartiene a uno di questi armonici, vibra per simpatia, per risonanza, che si chiama in tanti modi, no? Senza toccarla, le vibra, purché appartenga a uno di questi
feci a grado, non l'anno scorso, ma ancora prima, parlando appunto del suono, c'è un esperimento sul pianoforte a coda che percuotendo sul pianoforte ci sono le corde che vengono percosse di martelletti, no? Okay. C'è possibilità di lasciar vibrare le corde. Allora, lasciando vibrare, non so, un do e premendo il do sotto, questa vibra, suona, senza essere percossa. Quindi vuol dire che un suono, oltre ad avere tutti quei componenti che genera, può far vibrare per risonanza o simpatia altri corpi sonori accordati nella stessa maniera. Questo è un insegnamento fondamentale per capire quello che andiamo a dire dopo. Pitagora. Pitagora nel 500 a.C. scoprì la stessa cosa, in altro modo, 2000 anni prima. No? Pitagora, dico per carità, sicuramente voi sapete meglio di me quanto ha detto Pitagora, eccetera, eccetera, ma lui ideò, o i pitagorici, perché si dice anche che Pitagora fosse una figura così non esistita. In realtà fu la scuola pitagorica, in realtà di Pitagora non ci sono scritti, ma da Filolao a Archita o Archita abbiamo testimonianze, eccetera, eccetera. La tetraxis pitagorica, adesso la vediamo, eccola qua, no? Questo mi auguro sia un simbolo, una figura che già avete visto. No? Allora, Pitagora cosa fece? Proprio dall'osservazione fisica scoprì, attraverso il monocordo o dei flauti, ma soprattutto il monocordo, qui lo vedete, e qui in versione più semplice, una corda tesa, scoprì che Pitagora, un iniziato, quindi una persona fuori dal comune, scoprì che percuotendo la corda intera senza suddividerla, otteneva un suono, diciamo, fondamentale, no? Come il do del pianoforte basso. Okay. Pizzicandola a metà, cioè, scusate, bloccandola a metà, no? Come sulla chitarra, premendola a metà e suonando il resto, otteneva l'ottava sopra. Quindi, a un mezzo. Ok? Interrompendo la corda a un mezzo, otteneva l'ottava sopra. Interrompendo la corda a due terzi otteneva l'intervallo di quinta, che è il terzo armonico nostro di Fourier. Tre quarti otteneva la quarta, in latino, come poi si chiama, l'ottava è diapason, poi a un mezzo abbiamo la quinta detta diapente e poi a due terzi abbiamo la quarta, l'intervallo di quarta, detto diatessaron, ma detto si mette la O sulla O in fondo, diatessaron. Ok? Pitagora naturalmente si muoveva verso altri ambiti, naturalmente, cioè lui cercava quali erano i rapporti, i numeri che fossero la base della creazione del cosmo, dell'universo. La grande intuizione di Pitagorici fu ritenere la misura matematica uno strumento unico, certo, scientifico, per comprendere l'ordine e l'unità del mondo. Le consonanze musicali vengono a identificarsi come principio di tutte le armonie dell'universo, da quelle cosmiche a quelle psicologiche, quelle dell'uomo, quindi macrocosmo e microcosmo. Pitagora, da questo punto di vista, avrà un'influenza fondamentale per, fino ad oggi in sostanza, ma soprattutto con i neoplatonici, Platone, neoplatonici, poi Sant'Agostino, Macrobio, Boezio, eccetera, eccetera, fino al Rinascimento, Leon Battista Alberti e via dicendo. Ecco qua come funziona, no? Questo è, diciamo, la corda pizzicata in mezzo, da luogo a un'ottava di diapason. Ho messo per ipotesi delle frequenze, vedi il Do 262, questo è il doppio, poi abbiamo il Sol, che è una quinta, poi il Do, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo uno su uno, un mezzo, due terzi e tre quarti. E questo abbiamo, mi spiace, non leggete le note, qualcuno di voi non legge le note, ma abbiamo Do, ottava, la quinta e la quarta, diapason, diapente, da tessaron. Primo armonico, secondo armonico, terzo armonico, quarto armonico. Attenzione ai rapporti, dimentichiamo le note, adesso ci interessano i rapporti. Un mezzo, due terzi, tre quarti, riferiti alla corda e ai punti in quali viene interrotta. Sotto l'aspetto delle frequenze, invece abbiamo 2 su 1, 3 mezzi, 4 terzi. Ecco qua. No? Sto saltando anche un po' di cose perché non vorrei annoiarmi più di tanto, ma vorrei farvi capire il passaggio da un problema fisico
matematico a quello che già Pitagora aveva scoperto, ma con finalità, diciamo, di tutt'altro genere. Questa è la tetractis, no? Cioè abbiamo l'1, il 2, il 3, il 4, quindi che si trasforma in ottava, quinta, quarta, 1, un mezzo diapason, 3 quarti, 2 terzi di apente, 3 quarti di tessarò. La somma è 10, che per il Pitagorici era il numero, sapete meglio di me, il numero perfetto, il minimo più importante. No? Tra l'altro, non si può dividere anche in due il 3 qui in cima e il 7 qua sotto. Il 3 più 7, voi sapete meglio di me il significato di questi. E qui siamo a Pitagora. Ecco, questo sì, l'abbiamo visto anche prima, ok. E questo è, mi sa dire da dove proviene questa immagine famosa, quindi non... Esatto, è Raffaello con la famosa... affresco nella... No, nella... Non è la Cappella Sistina, nelle stanze vaticane. Sì, è lì, poco prima della... No? Nella quale adesso non c'è l'immagine completa, ma la figura più importante. C'è Leonardo, c'è Pitagora, c'è Aristotele, e via dicendo. Ora, vedete che nella lavagna, questo è Pitagora, e nella lavagna c'è proprio la tetractis. E qua sopra, in latino, ci sono tutti gli intervalli. Vedete, non parte dall'1 naturalmente, ma qui abbiamo un 6 e un 8. Chi mi sa dire che rapporto c'è tra 6 e 8? 6 e 8 sono 3 quarti, esatto, no? Tra 6 e 12, un mezzo, eccetera, eccetera. Poi in questo modo si ricava tutti i, vedete, eccoli qua, no? Ottava di diapason dupla, 6 e 12. La quinta, 6, 9, 8 e 18, poi scusa, 8 e 12, vedi, 8 e 2, eccetera, eccetera, eccetera. Molto interessante. No? A questo punto vi dovete dire, ma adesso dove stiamo andando a finire? Ma è importante capire l'importanza che avranno questi rapporti, questi numeri 1, 2, 3 e 4, e i relativi rapporti per quello che adesso andiamo a dire. E vi veniamo alla prima citazione della Blavatsky, Antropogenesi, no? E dice... I numeri 1, 2, 3, 4 sono le successive emanazioni della madre, che man mano discende, forma la propria veste, distendendola sui 7 gradini della creazione. Attenzione, tra poco arriviamo anche al numero 7. L'anello ritorna su se stesso, poiché un lembo si congiunge con l'altro nell'infinità, e i numeri 4 e 2 appaiono perché sono solo la parte del velo che possiamo scorgere. Il primo numero si è adoperso nella sua inaccessibile solitudine. Questa frase sarà la conclusione della mia relazione. Eccetera, la padre è il tempo sconfinato, genera la madre, eccetera, eccetera, non so leggere tutto, e in fondo ci dice quanto è detto che 1, 2, 3, 4 discendono a dimorare nel mondo dell'invisibile, mentre 4, 3, 2 diventano i limiti del mondo visibile, per partecipare alla magia del padre, eccetera. No? Allora, 4, 3, 2 vuol dire che in sostanza abbiamo i rapporti di 2 terzi, 4 terzi, un mezzo, e viene escluso l'unità perché di quella non si può parlare. Detto anche punto, non punto, o in altro modo che dirò poi. No? Ma dobbiamo tenere conto che i limiti del mondo visibile cosa sono? Sono le nostre tre dimensioni, al di là non si può andare. No? Infatti, quando se riesco, ma non so perché il tempo è poco, ma Platone, ad esempio, nell'ambito platonico, non so se avessi al corrente dei numeri platonici, cioè il quadrato del 2 e il cubo del 3, no scusa, il 2 con 4, 8 e poi il 3, 9, 27, vanno a formare un lambda, che vediamo dopo, vedi, è quello proprio, è la terza dimensione, oltre a quella non si può andare. Non so se vi sto confondendo, vi sto dando qualche, no? Ancora, su questo numero 4 di Pitagora, ricordiamo la tetractis pitagorica, 1, 2, 3, 4, totale 10. Ancora dice la Blavatsky. E qui, prima citazione sul rapporto con il suono, cosmogenesi. Il suono è del ritmo. Ritmo, qual è il ritmo? A quanti numero di periodi che abbiamo in un secondo. Va bene? Okay. Il suono e il ritmo sono in stretto rapporto con i quattro elementi degli antichi, cioè l'acqua, il fuoco, eccetera. E perché
attenzione, simili vibrazioni nell'atmosfera debbano inevitabilmente risvegliare i poteri corrispondenti, la risonanza, che sarà la successiva parte, l'unione con i quali produce, secondo i casi, risultati buoni e cattivi. No? Parla degli elementi, ecco qua, esatto, parla degli elementi, infatti il primo livello della tetraktis rappresenta il fuoco, il secondo l'aria, il terzo la misura dello spazio e del tempo, l'acqua, la materialità, gli elementi strutturali, la terra. Vedete quante simbologie possiamo ricavare dalla lettura della tetraktis. Tra l'altro Filolao, di qualcuno se sa il latino mi può correggere, che fu, diciamo, il discepolo più importante di Pitagora e al quale risalgono gli scritti più vicini a lui, faceva corrispondere, diceva, secondo il quale il centro dell'universo era formato dal fuoco, che sarebbe il primo punto della tetraktis, lo spirito vivente, l'anima del mondo da cui ha origine la vita. No? E definisce l'armonia come, attenzione, l'armonia come unificazione del molteplice e l'accordo del discorde. Allora, se pensate cos'è un suono armonico, che tutto è quanto è in rapporto di multipli, questo vuol dire armonia come unificazione del molteplice. Tutti questi suoni che sono isolati insieme vanno a formare il suono del pianoforte. Se ne togliamo qualcuno non sente più il suono del pianoforte. Questo si intende per armonia. Se poi lo spostiamo in ambito macrocosmo, pianeti, costellazioni, eccetera, eccetera, potete solo immaginare cosa. Boh, che siete stufi? No. Siamo annoiati? Perché io non sono solo a... Beh, sono quasi alla metà, dai. Non sono molto... Sono quasi alla metà. Ci sarebbe da parlare di Platone, però magari faccio un solo accenno, perché Platone... No. Nasce da Pitagora, sviluppa... A volte contraddice alcune affermazioni, ma essenzialmente è un pitagorico, Platone, e soprattutto nella Repubblica e nel Timeo riprende gli insegnamenti pitagorici. Nel settimo libro della Repubblica, Platone scrive che la musica o scienza armonica è una disciplina che nella sua forma più perfetta non si occupa delle cose sensibili, ma della conoscenza dei numeri e dei loro rapporti. Ve la rileggo perché non è una funzione stupida. Dice, non si occupa delle cose sensibili, quindi non abbiamo a che fare col suono che sentiamo qua. Ma in realtà è su un altro livello, cioè più della vibrazione alla quale fa riferimento la conoscenza dei numeri e i loro rapporti. Un mezzo, due terzi, tre quarti e tanti altri. E Platone, ancora nel Timeo, dice che l'armonia e ordine cosmico sono interamente contenuti in alcuni numeri, che sono quelli di Pitagora, più altri che vediamo se... Eccoli qua. Vado a salto un po' di cose, sennò veramente mi annoio. Ok. Questo è il lambda di Platone, va bene, nella quale sono contenuti proprio il quadrato e il cubo del 2 e il quadrato e il cubo del 3, va bene? E sono i numeri fino a 27 ai quali l'uomo può arrivare e corrispondono alla terza dimensione. Questa figura è tratta da un memorandum scritto da un frate a Venezia, che era anche un architetto, Francesco Giorgi, nel De Harmonia Mundi Totius, 1525. È un trattato che lui utilizza per costruire una chiesa che si trova a Venezia, si chiama San Francesco della Vigna, o alla Vigna, non mi ricordo se è Adele, mi sembra della Vigna, che ha la facciata del Palladio, ma internamente è un'architettura di questo frate, che è stata costruita usando appunto i rapporti platonici. Lo spazio quindi è uno spazio cosmico in sostanza, perché tutti gli spazi che vengono a crearsi all'interno sono dovuti a questi rapporti. No? Bene. Eccoli qua, no? Poi all'interno se ne ricavano anche altri, e c'è, ma qui non stiamo qua tanto a dire, però vedete due terzi,
3 quarti, 4 noni, 9 ottavi, 8 ventisettesimi, tutti dal luogo poi determinati intervalli. I più importanti che noi abbiamo citato finora sono l'unità, un mezzo, 2 terzi e il 3 quarti. Ecco, nel timeo, sempre su questi numeri, no? Ma forse si vedono meglio qua, no? Dice, l'armonia del mondo si esprime nella serie di 7 numeri. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27, sono quelli indicati. Che contiene in sé il ritmo segreto del macrocosmo e del microcosmo. Poiché i rapporti tra questi numeri racchiudono non soltanto tutte le armonie musicali, ma anche la musica inaudibile dei cieli e la struttura dell'anima umana, no? Perché abbandoniamo i suoni che noi sentiamo, abbiamo un udito molto limitato, no? Immaginiamo che la vibrazione è tutto suono, tutto qualsiasi cosa che vibra è suono, anche se non lo sentiamo. Il cane sente il doppio, quindi per lui un suono a 44.000 Hz che noi sentiamo, lui lo sente un suono, ma magari esseri che non sono umani possono sentire fino a 100.000. Poi man mano che si va su, naturalmente c'è un cambio, per i colori vanno su, che sono misurati in Hertz, ma su misure molto molto più alte. Allora, abbiamo visto Platone, pertanto, quello che ha fatto e quello che ha detto anche in relazione. In realtà ci sarebbe da dire, perché il Timeo è molto molto importante per quanto riguarda il suono e naturalmente altre cose. Ora, noi siamo arrivati a quattro numeri, 1, 2, 3, 4, cioè al suono fondamentale, al secondo armonico che è l'ottava, poi il terzo che è la quinta, poi il quarto che è la quarta, un mezzo, due terzi, quattro terzi, poi li vedete proprio contenuti in questo modo e da qui ne vengono ricavati tanti altri di suoni, fino a formare quella che è la scala pitagorica. No? Partendo da quei quattro suoni principali viene ricavata una scala di 7 suoni, chiamata scala pitagorica o anche, attenzione, armonia del diapason. Cioè il diapason è il secondo armonico che indicava la distanza d'ottava, cioè dal do al do l'ottava sopra. Vedi il rapporto sotto, 2 su 1, perché se questo è 100 Hz, questo è 200. Okay? All'interno di questa ottava ci sono tutti i suoni che vanno a formare una scala di 7 suoni, detta appunto la scala pitagorica. No? Stanchi? Avete domande? Magari fin qua? No? No? Allora, abbiamo visto il periodo, un suono, poi abbiamo visto Pitagora, Fourier con la teoria degli armonici, un suono complesso, è scoperto anche da Pitagora i quattro rapporti importanti per quali vanno a formare la teoria cosmica di Platone, e con questi quattro suoni si ottiene poi la scala settenaria. Scusa? Sì. Quei rapporti lì, 9, 8, 81, 64, 84, sono esattamente... Non è la nostra scala. Ah, ok. Questa è la scala naturale o pitagorica. Il discorso delle scale è... Purtroppo, la scala vera è questa, naturale, detta appunto naturale, ma quella sul pianoforte non è una scala vera, è un compromesso. È un compromesso, perché andando avanti in questo modo, facendo do, vedete sul pianoforte do, poi un altro do, se arriva un do che non è uguale a questo di partenza, è diverso, di poco ma è diverso. E naturalmente uno che suona il pianoforte fa tutto stonato. E allora, caspita, mi sfugge il nome, aspetta, nell'Ottocento, Westmeister potrebbe essere, hanno detto no, dividiamo la scala esattamente in 12 parti in modo tale che tutti i suoni sono... E quella è la scala, diciamo, temperata, ben detta. Ma la scala naturale, cioè quella che segue questi rapporti, è ben diversa. E infatti le armonie che generano sono diverse, simili, però sono diverse. Non so, ecco. Ma è tutto un... Poi nel 500, 600 c'è stato un grande Carel, hanno inventato Zarlino, altre... Insomma, c'è stato un grande divenire di scale. Però quella naturale è questa qua, di Pitagora. Il numero 7, allora. Siamo arrivati dal numero 4 al numero 7. L'Alba Lavazzi metteva in relazione il numero 4 con i numeri di Pitagora, gli elementi, eccetera, eccetera, e parla anche del numero 7 riferito ai 7 toni della scala musicale. E dice, in antropogenesi, il numero 7
o eptagono, dai pitagorici era considerato un numero religioso e perfetto. Era chiamato telesforos o telesforos, perché per mezzo di esso tutto nell'universo e nell'umanità è portato alla sua fine, cioè al suo punto culminante. La dottrina delle sfere governate dai sette pianeti sacri mostra, dalla Lemuria a Pitagora, i sette poteri della natura terrestre e sublunare, così come le sette grandi forze dell'universo, che procedono e si evolvono in sette toni, che sono le sette note della scala musicale. No? La Blavatsky non è che parla molto di musica nei suoi testi, però quando comincia a fare dei riferimenti sono molto importanti. E ancora, basandosi sul numero 7, questo è sempre antropogenesi, Pitagora compose la sua dottrina sull'armonia e sulla musica delle sfere. La musica delle sfere è in sostanza la musica dei pianeti, no? Naturalmente non è udibile. O meglio, si dice che Pitagora sentisse questo suono, ma con altre facoltà, naturalmente. Cioè, tutto, naturalmente qualsiasi corpo che vibra, che si muove, dà forma a vibrazioni. Quindi anche la Terra o la Luna girando sono delle oscillazioni, anche loro generano delle vibrazioni. No? Naturalmente che noi non possiamo sentire, ma ciò non toglie che ci sono. E anche loro, ruotando e generando un suono, generano tante altre cose. Allora, armonia e musica delle sfere, chiamando tono la distanza della Luna dalla Terra, dalla Luna a Mercurio, eccetera, eccetera, eccetera. Per ottenere tutto in sette toni, detta appunto l'armonia del diapason. Vi ricordate cosa vuol dire? Sì. Vediamo se riusciamo indietro. Eccola qua, l'armonia del diapason, dal Do al Do con tutte le sette note interne. Ok? Questa intende l'armonia del diapason. No? Armonia del diapason, tutta la melodia della natura risiede in questi sette toni, e perciò chiamata la voce della natura. Però attenzione, quale nota, quale tono? In realtà non è tanto il tono, ma sono lì i rapporti. Platone lo dice molto espressamente, non conta il numero, conta la proporzione. No? Ecco qua. Ancora, parlando di Pan, del dio Pan, dice: Pan era allo stesso tempo una natura assoluta, l'uno è il grande tutto. Ma quando fu la sua prima apparizione nella storia, Pan è già scaduto, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure il suo flauto a sette canne, emblema delle sette forze della natura, dei sette pianeti, delle sette note musicali, insomma di tutta l'armonia settenaria, no? Interessante, no? Molto molto interessante. Stiamo parlando del numero 7, riferito alle sette note derivate da quei quattro rapporti principali che abbiamo visto prima. E qui la Blavatsky ancora sempre più va a fondo nel problema, no? E dici: sette cieli emisero ciascuno una vocale. Naturalmente non è una vocale che noi sentiamo, ma o meglio una vibrazione. Tutte queste combinate insieme tra loro formano una singola dossologia. Non mi viene da pensare combinate tra loro proprio in base a questi rapporti del suono armonico, quindi non a casaccio, il molteplice che diventa uno, il cui suono trasmesso in basso quei sette cieli alla terra diventa il creatore e il padre di tutte le cose che sono sulla terra, no? Ma mi pare che la cosa ora sia semplice, cioè premo un tasto pianoforte e sì, nasce un mondo di suoni, un'infinita serie di armonici che noi sentiamo solamente i primi perché siamo quel che siamo, in realtà è proprio una serie di suoni infiniti, ma tutti in un rapporto matematico particolare. E poi dice, ecco, in fondo dice, San Giovanni dice, sette suoni emisero le loro voci. No? Allora, abbiamo visto il rapporto con le sette note di quanto dice la Blavatsky. Però se riprendiamo, ecco, il suono che diventa creatore e padre di tutte le cose che sono sulla terra, cominciamo a capire che quanta importanza ha il suono fondamentale. Cioè quello che dà il nome alla nota, dal quale poi derivano tutti gli altri. Però quello suono è un punto fondamentale.
Mi spiace, faccio citazioni, d'altronde suona la teoria filosofica, almeno abbiamo delle citazioni, quelle che sono, lì, insomma, non si più tanto, si può interpretare certamente. Allora, vorrei parlare adesso proprio di questo fatto, cioè della Blavatsky e il potere della parola suono, perché suono e parola li teniamo praticamente uniti. No? Blavatsky riconosce al suono un ruolo tra i più importanti nella creazione. E in relazione a quanto prima abbiamo esposto, fornisce alcune indicazioni più tecniche sulla potenza del suono. No, Giamblico, credo si dica Giamblico, o Giamblico, Giamblico, in La vita di Pitagora, scrive che Pitagora deteneva lo stesso potere degli animali che aveva Orfeo, cioè di incantarli e soggiogarli in virtù del potere della voce che uscita dalla sua bocca. Questo è vero? Questo è vero. Vi ricordo che c'era un australiano che si chiamava Cromer, intorno agli anni 20, che era un grande guaritore in Australia e guariva col suono, tante cose, ma soprattutto emettendo dei suoni. E riuniva intorno a sé la gente malata e interveniva sul corpo astrale e coi suoni riusciva a creare grandi guarigioni. Tant'è vero che chiese a un teosofo, un architetto teosofo, Griffin, mi pare Paul Griffin, un americano, Griffin, no? Che fu quello che realizzò il piano regolatore della capitale australiana Canberra. In realtà venne realizzato solo in parte, perché lui da un teosofo inserì molti simboli in questo piano regolatore e qualcuno magari non era tanto d'accordo, fu un po' cambiato. Però esiste un progetto proprio, in parte è rimasto, e chiese a questo architetto di creare quello che viene chiamato poi un sanatorium, che era una specie di piramide circolare, no, con una grande scalinata, e il locale era un locale rotondo, in mezzo stava lui e tutto intorno i pazienti, con queste vocali, con questi suoni, riusciva a... se andate su internet, ci sono anche gli articoli, i giornali, allora, di queste guarigioni miracolose. Morì poco tempo dopo, non venne costruito perché morì. Purtroppo sono morti strane, perché quando si ha a che fare con certi poteri, le forze si muovono talmente in modo incontrollabile che non può avere anche, poi magari il poveraccio è morto di malattia così. Però voglio dirvi, tra parentesi, Scriabin, di cui la prima immagine, parlavo prima, non mi ricordo con chi di Scriabin. Quell'immagine che poi vediamo anche alla fine è tratta dalla partitura di un poema sinfonico che si chiama Il Prometeo col Plume del Fuoco. E tra l'altro molto interessante, perché in fondo interviene un coro che pronuncia le sette vocali sacre che dice la Blavatsky, contenute nella quarta stanza dei poemi di Zan, praticamente. C'è un coro che le pronuncia, no? E lui voleva, dopo quello, fare un altro grande lavoro musicale con profumi, colori, eccetera, eccetera, dove disse che sarebbe stata una rivoluzione per l'umanità, no? E non riuscì a portarlo, perché morì pure lui giovane, punto da un'ape, pensate che fine. No? Sono cose molto strane, secondo me, perché in effetti, sai, sono cose che tu vai chiuso a parte. Allora, buonasera. Come siamo? Bene. Siamo stanchi? Fate domande, per carità, posso dire anche molte stupidaggini, quindi magari giusto indiano hai sbagliato, magari è così e non cos'altro. Questa è la Conoscete meglio di me, tratta dalle stanze di Gian, la quarta, il verso terzo, nel quale la stanza enumera una serie di entità, di elementi che tutti partecipano alla creazione. Non sto a leggervela tutta, perché insomma, però nella successiva chiama tutta questa moltitudine di tra virgolette cose, no? Come l'esercito della voce. Questa là, siamo sempre nella stanza quarta, verso 3, questo è il verso 4, no? E dice: questo era l'esercito della voce, guarda caso, la divina madre dei sette, no? Le scintille dei sette sono sottoposte, sono sette del primo, eccetera, eccetera, eccetera. Arriva in fondo e poi cita appunto quelle sette vocali, poiché l'eterno nidana è la permutazione di A, E, O, A, H, O, O. Queste sette vocali sono quelle che usa, ad esempio, Scriabin, che fa cantare un coro alla fine di quel poema sinfonico
che potete sentire su YouTube, andatevelo a scaricare, in fondo c'è questo coro che canta queste vocali. Scusa, è interessante la connessione del suono con le figure geometriche richiama l'esperimento fatto da Flavin con la cinematica, dove facendo vibrare questa lastra su questa trasparsa della sabbia, a seconda della frequenza con cui viene fatta vibrare la lastra, la sabbia, certo, si organizza in forme geometriche, in forme geometriche sempre più complesse man mano che sale la frequenza della vibrazione. Esatto. Quindi il suono crea figure geometriche, esatto, regolari e simmetriche. Tant'è vero che la Besa, ad esempio, faccio la citazione dopo, dice appunto che il suono a livello fisico diventa immagine nel livello astrale e viceversa. Un suono che a livello, un colore a livello astrale diventa un suono a livello fisico. Interessante. Sì. C'è una malattia che studiano i neurologi, ad esempio, nei bambini, e molto adesso è diventata una malattia, prima erano casi molto rari, adesso è diventata poi catalogata non tanto come malattia ma come un problema da gestire anche in modo purtroppo farmacologico, il fatto che alcuni bambini di pochi anni, sentendo un suono vedono colori o guardando colori sentono dei suoni, no? E ci fu un compositore, non so se lo conoscete, un francese, Olivier Messiaen, sì, morto da pochi anni, tra l'altro saranno 20 anni. E lui aveva questo problema e diceva che lui scriveva partendo dai colori, no? Perché vedeva dei colori e creava delle armonie. Infatti tu senti la musica di Messiaen sempre molto, dice, come colorata questa musica, perché molto, no? Un altro che ad esempio lo avrebbe, il modello di Debussy. Debussy, che è stato anche, conoscete quello di Debussy, no? Francese, morto verso la fine degli anni 20, è stato un grande. Tra l'altro in gioventù fondò un ciclo esoterico della musica, e tra l'altro era con Satie, che era una rosa croce, con Jean Cocteau, anche c'era un ciclo di tre. E lui diceva, io non sono un musicista, sono un pittore, vedi? Non credo coscientemente fosse, capisse cosa stava dicendo, ma aveva queste sicuramente sensazioni. Scriami, sì, scriami in maniera più metodica però. No, lui era mezzo pazzo, devo dire, proprio uno era molto con problemi, sì, ne aveva molti, però aveva proprio dell'idea molto. È la sua musica inquietante. Non so fino a che punto, perché Debussy era una musica serena proprio. Scriabin, non so se qualcuno, però devo dire, no, c'è cose bellissime, ha scritto anche la messa bianca, una sonata di pianoforte, insomma, tutti i titoli molto, poema del fuoco, il poema dell'estasi, bellissimo, tra l'altro. Ma ha avuto una vita molto troverà un. Sì, puoi capire perché è tormentato, perché sono figure che hanno influenze molto forti e a livello fisico possono creare delle come si dice, non so se si chiamano dei problemi, ma insomma delle conflittualità, no? Che portano al genio, ma tutti i geni hanno avuto qualcosa che da una parte o dall'altra. Che non c'era Wagner, ad esempio, che a determinati Wagner, il compositore, che a giorni della settimana vestiva con colori diversi, perché diceva che gli dava ispirazione per la scrittura, eccetera, eccetera. Cominciamo ad andare un pochino avanti? Ecco, allora ricordiamo dell'esercito della voce, no? La Divina Madre dei Sette. La Blavatsky, di questo esercito della voce, che riprenderemo tra poco, dice che è un'espressione strettamente unita al mistero del suono e della parola. Suono e parola come effetto e corollario della causa, il pensiero divino. Pensiero divino, suono e parola, come effetto e corollario della causa. Questo è l'esercito della voce. Quindi cominciamo a capire quanto è importante il suono, in senso lato. No? In ambito magico occulto, il suono, anche nelle cerimonie, ma anche nelle nostre religioni comuni, l'importanza che ha. Purtroppo nella religione cristiana si è perso quella grande cultura del canto gregoriano, che era un canto, non dico magico, ma sicuramente mistico, cioè che dava grande forza alla vita, sostituito da questi canti di musica leggera e per carità. Cioè, anziché elevare, la Chiesa si è abbassata, no? Mentre invece in altre culture, quella induista, tutto è rimasto come, non so se
quando spesso, molti di voi sono andati in India, avete partecipato a qualche rito indù, sembra di ritornare indietro 2000 anni, no? Proprio cambiato nulla. No, ma anche i buddisti proprio rimangono, ma anche i musulmani hanno questi riti. Purtroppo noi, per questa esigenza, forse anche giusta, di avvicinarsi di più alla gente, si è un po' scaduto. Però il canto gregoriano ha anche, aveva anche funzioni terapeutiche. Ci sono tanti studi. È una cosa molto interessante. Allora, sul problema del potere che il suono può avere anche a un livello comune, umano, dice, nell'alfabeto sanscrito, come pure in quello ebraico e in qualsiasi altro, tutte le lettere hanno il loro significato occulto e la loro analisi ragionata. Ciascuna è una causa ed un effetto di una causa precedente e la loro combinazione produce spessissimi più potenti effetti magici. Le vocali in particolare contengono le potenze più occulte e formidabili. In mantra, invocazioni magiche piuttosto che religiose, sono cantate dai bramani e così pure i Veda ed altre scritture. No? Qui ha detto due o tre cose, che se ricordate cosa abbiamo detto prima, abbiamo anche la spiegazione. La loro combinazione produce spessissimi più potenti effetti magici. No? Un suono di pianoforte fatto da determinati armonici, un suono di violino da altri armonici, ognuno con caratteristiche diverse. La loro unione, il molteplice, forma un'unità, ma dipende da come è fatto le componenti. Invocazioni magiche piuttosto che religiose. No? Spesso i mantra, indù, buddisti o anche di altro genere, non è tanto il significato della parola in sé, ma proprio le vocali messe insieme. No? La recitazione di un mantra è una cosa molto molto bella, è una cosa molto importante, ma bisogna avere istruzioni. Tanto è vero che nel buddismo, ad esempio, per recitare alcuni mantra bisogna prendere un'iniziazione, che spesso non viene data a tutti, ma viene data dopo, se è venuto un mazzonetto da voi, lo so spiegare meglio di me. Lui ha fatto un ritiro due volte di 3 più 3 e dopo tanto avrà avuto qualcosa che a noi non potrebbe essere dato, ma per fortuna. Allora, ecco, ancora dalla cosmogenesi. La magia degli antichi sacerdoti consisteva a quell'epoca nel rivolgersi ai loro dei nel loro proprio linguaggio. Attenzione, il linguaggio degli uomini della terra non può raggiungere il Signore. Bisogna rivolgersi a ognuno di essi adoperando il linguaggio del suo elemento rispettivo. Così dice il libro delle regole. In una massima il cui profondo significato appare evidente dalla seguente frase aggiunta con la spiegazione relativa alla natura di quel linguaggio degli elementi. Attenzione, gli occhi. Esso è composto di suoni, non di parole. No? Importante non tanto il significato, ma il suono. Di suoni, di numeri e di cifre. Cosa vuol dire? Ricordate gli armonici fin dall'inizio in che modo sono costruiti? Con tutti i multipli. E in base alle componenti si determina un suono. Suoni, numeri e cifre, cioè proporzioni. Colui che saprà fondere insieme a questi tre, suoni, numeri e cifre, attirerà la risposta del potere dirigente. Il dio leggente dell'elemento specifico corrente. Questo linguaggio è dunque quello degli incantesimi o dei mantra, che così come sono chiamati in India. Attenzione, perché il suono è il più potente e più efficace degli agenti magici e la prima delle chiavi che apre la porta di comunicazione tra i mortali e gli immortali. Se voi pensate che un suono di pianoforte va avanti all'infinito, tu non sai dove va arriva. No? Se tu sai, se pronunci una vocale in un certo modo, sviluppi una serie di componenti che non sai dove arrivano, o meglio, se lo sai, sai dove arrivano ed è quello che dice la Blavatsky. Il suono è il più potente degli agenti magici, la prima delle chiavi che apre la porta di comunicazione tra i mortali e gli immortali. Anche la Besant, no, nel cristianesimo esoterico, parla di questo problema. Da grande importanza dell'effetto che hanno i suoni sui corpi sottili. E dice, tali corpi sono come il corpo fisico in costante movimento, dice il corpo astrale, eccetera, in costante movimento vibratorio e la vibrazione cambia con ogni pensiero o desiderio. Questo andava messo in grassetto, poi ne parliamo. Queste mutevoli e regolari vibrazioni
offrono un ostacolo alle loro vibrazioni che vengono dal di fuori. Così che per rendere i corpi suscettibili alle influenze più alte, si adoperano suoni che danno alle vibrazioni regolari un ritmo stabile e di natura simile al ritmo dell'intelligenza alla quale si vuole giungere. Vi ricordate prima la differenza tra l'umore con una forma d'onda tutta messa a casaccio e invece un suono armonico con la regolarità, no? Ritmo stabile. Ma lei parla di una cosa molto importante. Per rendere i corpi suscettibili alle influenze più alte, no? Simile al ritmo dell'intelligenza al quale si può giungere. Stiamo arrivando alla terza parte della mia relazione, siamo oltre la metà, quindi non so che ore sono, ma spero non sia troppo tardi, no? Cioè, arriviamo proprio al, diciamo, a, almeno a intuire come avviene questo, questa comunicazione, no? Stiamo parlando della cosiddetta risonanza, no? Cioè il potere che ha un suono armonico di far risuonare un altro corpo immobile purché ci sia una parentela. La parentela è l'armonico. Quindi se io ho una corda intonata a 100 Hz e la pizzico e sento un suono, tra virgolette 100 Hz è molto basso, ma se ho un'altra corda a 100 Hz o 200, 300, 400, queste vibrano. Naturalmente sentirò di più quelle più vicine, da 100, 200, 300 e molto meno, ma vibrano comunque. Vibra anche una a un milione di Hz. Io per assurdo ho una corda che vibra a un milione di Hz. Non so che corda sarà, una cordina invisibile, non so che cosa, però vibra, sicuramente. Pertanto arriviamo a quelli che si chiamano, vediamo se qualcuno sa dirmi cosa sono questi oggetti. Sono dei risuonatori di metallo, okay? Hanno una piccola apertura in cima, qui sembrano dei funti, no? In cima c'è un'apertura, sono di metallo e hanno dimensioni diverse. Vengono chiamati risuonatori Helmholtz. Mai sentito Helmholtz? Allora, se il francese Fourier ha, come si dice, scoperto matematicamente, quindi in modo diciamo quasi virtuale, tutto il problema del suono complesso di vari armonici, Helmholtz nell'Ottocento chiede la dimostrazione pratica di come funzionano. No, in sostanza lui dimostra che se abbiamo, come dicevo prima, se abbiamo un suono che emette un suono ad esempio di 100 Hz, questo suono può mettere in vibrazione qualcosa non percosso, ma che sia in questo rapporto di armonici. Allora, l'esempio successivo è questo, a se parte, ecco qua, piccolo video, no? Adesso lui prende un risuonatore, vedi, prende, attenzione, vedi, questo è un diapason percosso, il risuonatore non è percosso ma suona, per risonanza. L'ottava sopra, no? Volete rivederlo? Sì. Lui prende, prende un diapason e percuote una barretta di metallo e produce un suono. Messo vicino al risuonatore, lui emette un suono, ma non è percosso, vibra per simpatia, per risonanza. Interessante, no? Questa è una cosa fisica, non è magia o altre cose. Vedi? Potete farlo anche a casa vostra, lì è un pochino più difficile, però se prendete una bottiglia, se prendiamo una bottiglia del genere grosso modo è un sol diesis, ho provato a casa, no? Se adesso la svuotate e soffiate dentro, il gioco che si fa, produce un sol diesis. Se prendete ad esempio sul pianoforte, la legata a uno spago, no? Senza rovesciarla, togliendo il tappo, oppure metto, sto facendo un buchino, no? La legate in qualche modo, che possa in qualche modo muoversi, la mettete vicino al pianoforte, sorpresa a un filo, che sia fermo, possibilmente tu premi il pianoforte, il sol diesis, fai attenzione e lei comincia a muoversi, o si gira, no? Perché inizia a vibrare, perché è accordata sul sol diesis, se schiaccio il fa diesis non fa niente. Ma se schiaccio il sol diesis, questa comincia a muoversi, magari appena, perché...
sarebbe fatto in un certo modo, di metallo, eccetera, eccetera. Però, senza toccarla, inizia a muovere, perché si mette in risonanza. No? Questo accade se è accordata secondo la teoria degli armonici, cioè multipli della fondamentale. Allora, ho un altro video che vi faccio vedere, però devo andare di qua. Questo l'ho scaricato da YouTube, è un'università americana e dimostra appunto questi risonatori di Helmholtz. Non è di grande qualità, ma vi fa vedere la potenza che può assumere questo gioco della risonanza. Lui praticamente ha questa scatola di plastica con dentro due altoparlanti che emettono un suono, come prima la barretta. Dentro ci sono due risuonatori piccoli messi su una cosa che gira e adesso vedete cosa succede. Reduce the losses from that is, and so the amplitude of the sound is going to be bigger now inside the cavity. So pay attention to the flame. Purtroppo c'è questa musica sottofondo orribile. Hai visto cosa ha fatto? Che vediamo, no? Adesso metto un suono, il risuonatore si mette a vibrare, mette aria, spento la candela. Extinguished it. There is another demonstration that goes along with this one. So I have two Helmholtz resonators, and they are, one is pointing that direction, this other one is pointing this direction, and both of them should have their corresponding jet in action, right? And if I mount my two Helmholtz resonators on a pivot, and there is the bearings right there allow for that kind of motion. Actually, let me start it this way. Ok, adesso lo mette nella scatola ed emette il suono che naturalmente è accordato con la dimensione dei risuonatori, no? Non sono fatti a caso, no? Guarda cosa fa, si mette a girare dall'altra parte, no? Vedi? Interessante, no? Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che l'importante è che c'è un suono fondamentale. Questo suono produce armonici in rapporto multiplo rispetto alla fondamentale, okay? E questo è il suono in sé. Però ha il potere di mettere in risonanza altri suoni non percossi, purché ci sia questo rapporto di parentela multiplo. No? Ora, se facciamo uno sforzo e abbandoniamo i nostri sensi fisici, lì, ad esempio, c'era una distanza molto minima, non so, il suono prodotto era di 100 Hz e i risonatori erano accordati a 200 Hz. Non so, ad esempio questo è 200 Hz, emette un suono a 100 Hz e questo vibra. Se questo è accordato a 80 Hz non vibra naturalmente, deve essere per forza in questo rapporto. Tu pensa allora cosa succede se c'è un qualcosa che vibra a 1 miliardo di Hz. Che sarebbe, cos'è? 100, 1 miliardo, cosa diventa? 100 per 1 milione? No? 1 milione. Sempre 1 milione, no? No? O 100 elevato alla 10 milioni. Ecco, no? Eppure vibra. Di questo ne parliamo tra un pochino. Allora, detto questo, mi pare sia molto chiaro, no? O ci sono dubbi? Ecco, allora, detto questo, riusciamo a capire quando Wroclawski dice frasi del genere. La parola, a cosmogenesi, la parola articolata possiede un potere non solo sconosciuto ai moderni saggi, ma perfino sospettato da essi, che naturalmente non credono a tale potere. Questo è interessante, perché Blas scrive alla fine dell'Ottocento, grosso modo, no? E dice, un potere non solo sconosciuto ai moderni saggi, lo conoscono, ma perfino insospettato, Fourier, alla fine del Settecento, scoprì. Mozart, metà Ottocento, dimostrò fisicamente il problema della risonanza. Lui dice, certo che loro lo sanno, ma manco si sognano cosa hanno scoperto. Perché il suono ed il ritmo sono in stretto rapporto con i quattro elementi degli antichi. E perché? Simili vibrazioni nell'atmosfera debbono inevitabilmente risvegliare i poteri corrispondenti, l'unione con i quali produce, secondo i casi, dei risultati buoni o cattivi. No? Interessante, no? Allora, cosa che vorrei dire alla fine, ma è anticipo, un pensiero è fatto di vibrazioni molto sottili, ma sapete meglio di me, no? Che è fatto di vibrazioni, no? Quindi un pensiero di un certo tipo naturalmente emette tutta una serie, essendo una vibrazione, si accompagna tutta una serie di, emette in risonanza altri, no? Se ad esempio inizio a pensare intensamente a un barattolo di Nutella,
se qualcuno di voi, non so, nel pomeriggio si è fatto un panino con la Nutella, magari gli viene così improvvisamente l'idea, dico una stupidaggine, ma c'è del vero, no? Perché si mette in risonanza. Parlando di cose più serie, un sentimento di odio, uno scatto di rabbia, tu non sai cosa può mettere in moto. Metti che c'è una persona debole, una persona molto irosa, con problemi psichici molto forti, gli arriva questa risonanza, gli scatta qualcosa e magari combina un fatto. Poteri corrispondenti, l'unione con i quali produce, secondo i casi, risultati buoni o cattivi. Al contrario, pensieri di altruismo, di amore, eccetera, eccetera, sviluppano, mettono risonanza, fanno del bene, eccetera, eccetera. Questo è quello che voglio dire. Pertanto, una vibrazione di qualsiasi tipo non sai mai dove va a finire. No? Quindi la grande attenzione anche al pensiero, come dice la Mesa, soprattutto. Bisogna imparare a controllare i pensieri, cosa difficile, ma bisogna, soprattutto i pensieri, quelli proprio dell'ira, dell'odio, perché veramente possono produrre effetti, magari per noi assolutamente, però non sai mai dove va a finire, cosa può produrre anche su altri livelli. No? Ecco, allora, i suoni armonici si uniscono in base a determinati rapporti numerici, i multipli, con riferimento alla nota fondamentale. Suoni prima isolati, sparpagliati, si uniscono per formare un'armonia, l'armonia del diapason. E Blavatsky ne spiega molto bene. Allora, l'etere, l'aria, la luce, l'acqua e la terra, uniti individualmente alla proprietà del suono e del riposo, esistevano ed erano distinguibili secondo le loro qualità, ma possedendo molte determinate energie, non essendo collegati tra loro, essi non potevano, senza combinarsi, creare esseri viventi, eccetera, eccetera. Perciò, essendosi combinati gli uni con gli altri, assunsero in virtù della loro mutua associazione, cosa vuol dire? In questi determinati rapporti che abbiamo visto finora, il carattere di una massa unica, assolutamente uniforme, sotto la direzione dello spirito. Questo lo vediamo alla fine. Questo significa naturalmente che gli autori conoscevano perfettamente la correlazione ed erano ben consapevoli dell'origine del cosmo, dal principio omogeneo, cioè la fondamentale delle fondamentali. Non so se state intuendo dove stiamo andando a finire. Sul problema delle relazioni, questo ad esempio è il range, ad esempio, dei colori. I colori si piazzano in questo range, 10 alla 16esima, no scusate, a cavallo, 10 alla 14esima, che è praticamente, lo leggo qua sotto perché per me, un milione di miliardi di hertz, i colori. Ok? Allora, la nota a 220 Hz, che è quella che abbiamo sentito prima, molto semplice, elevata a 14, cioè quindi il suo multiplo per 14 volte, va a diventare 22 milioni di miliardi di Hz. Cioè, io quando suono un La a 220 produco quella che io non sento, però c'è, diventa un colore, capisci? La Blavatsky, infatti, presenta tra i vari diagrammi, questo è famoso, la corrispondenza di, e io ho controllato, in effetti non è proprio al millimetro, però sì, è così, grosso modo è così, cioè il viola corrisponde al sì, eccetera, eccetera, facendo un confronto su un'altra tabella un pochino più vicina. Dico bene o dico male? Sembra una cosa, no? Scusa, naturalmente questa è la scala sempre naturale. Sì. Non la scala quindi del pianoforte. No, la scala naturale, quella pitagorica. No, è quella naturale appunto, certo, perché è dovuta a questi rapporti. Nel tardo rinascimento, no, nel fine 500, qui a Vicenza proprio, sì, si chiamava Niccolò Vicentino, che inventò in quegli anni uno strumento che si chiama il... mi pare il clavicordo, il quale aveva, cercava di unire le varie scale, e aveva i tasti per la scala pitagorica e i tasti per un'altra scala. Quindi c'erano dei tasti divisi in due, dove uno era accordato per una scala e l'altro è la scala, si chiama mesotonica. Ci sono degli strumenti, qui a Vicenza, cioè a Brescia ci sono addirittura degli organi che hanno doppia,
non so se avete presente tastinieri sul pianoforte, ecco lì ce ne sono due, perché c'è differenza tra re diesis e mi bemolle, perché sono intonati in modo diverso, e per quello che poi nel Settecento hanno in qualche modo deciso così. Ce la fate ancora un pochino? Siamo verso la fine. Allora, William Judge, dottrino della teosofia, no? Anche lui ne parla in modo molto interessante e parla proprio del rapporto con l'astrale. Dice: il suono è una delle caratteristiche speciali della sfera astrale e siccome la luce accompagna il suono, si vede e si sente allo stesso tempo. Se vediamo un'immagine con i sensi astrali, ciò significa allo stesso tempo esiste un suono, mentre il suono sentito dimostra la presenza della relativa immagine nella sostanza astrale. Queste sono le forme geometriche che tu dicevi. Il vero studioso dell'occultismo sa benissimo che ogni suono produce immediatamente un'immagine. È l'inbitto con le sue... Esatto. Con l'aiuto dell'occultismo sarebbe possibile addentrarsi assai più profondamente in questo soggetto, ma siccome sarebbe pericoloso, non lo faccio, è ragione. La scienza sta scoprendo man mano i poteri delle vibrazioni, guarda caso, le varie tacche, le risonanze, eccetera, eccetera, in medicina, sono tre cose che hanno a che fare con queste cose. Però, voglio dire, è molto, un argomento molto, molto delicato. Andando ancora avanti con queste citazioni, e dice, sempre a proposito delle corrispondenze, no? Il numero guida il suono, il numero sta alla radice dell'universo manifestato, i numeri e le proporzioni armoniose, quelle che abbiamo detto finora, guidano le prime differenziazioni. Per Pitagora era un mezzo, due quarti, due terzi, tre quarti, ottava, diapente, diatessarò. Il numero e i numeri pongono i limiti alla mano formatrice della natura. Attenzione, conoscete i numeri corrispondenti al principio basilare di ogni elemento e dei suoi sottoelementi, imparate la loro interazione e il loro comportamento nel lato occulto della natura, in manifestazione. E la legge delle corrispondenze vi guiderà alla scoperta dei massimi servitro macrocosmica. Qui sono attori di Helmholtz, ha dimostrato, nel loro piccolo, ma quello è il principio. Cioè, se c'è una determinata corrispondenza tra il corpo percosso e il corpo risonante, questo suona, si mette in movimento, purché ci sia una corrispondenza. No? Ogni elemento e dei suoi sottoelementi, pensate all'armonia dell'ottava, degli apason, cioè la scala do, re, mi, fa, sol, si, do, e dei suoi sottoelementi, cioè la scala do, do e do, re, mi, fa, sol, si, do. Ma c'è anche la scala sul re, mi, fa, sol, si, do, re, c'è la scala sul mi, c'è la scala sul mi bemolle, cioè sono tante le scale. No? Quindi ogni elemento e i suoi sottoelementi. Ce la fate ancora un pochino? Dai. No? Ancora, sono bellissime queste citazioni, proprio insegnano il rapporto con il suono. Dice, la scienza esoterica insegna che ogni suono nel mondo visibile risveglia il proprio corrispondente suono nei mondi invisibili. No? E stimola all'azione certe forze nel lato occulto della natura. E poi corrisponda con il loro numero e via dicendo. Scusa, Massimo, possiamo dire anche il contrario, che ogni suono nel mondo invisibile risveglia il proprio corrispondente nel mondo visibile? Certo, e soprattutto, lo vediamo tra poco. No, perché adesso siamo così. Poi in realtà mi interessa capire nella creazione, dal punto di vista della creazione, cosa è successo. Cioè, qual è il suono fondamentale, no? Qual è il suono fondamentale? La fondamentale delle fondamentali, per esempio. Allora, e qui dobbiamo ritornare all'esercito della luce, no? Dobbiamo riprendere proprio la stanza quarta verso quarto, cioè l'esercito della voce. Questo è molto importante perché dice la divina madre dei sette, cioè è l'armonia dell'ottava. Okay. La Blavatsky parla in altri punti dell'esercito della voce. Ricordatevi, adesso non so se vi ricordate, il verso terzo diceva chi era questo esercito, citando tutti gli elementi, l'entità, eccetera, eccetera. E su questa frase esercito della voce fornisce altre indicazioni su cosa sta alla base del concetto di suono, che è un suono diverso da quello fisico, attenzione,
perché il suono è più inteso alla vibrazione in generale, dalla vibrazione di un hertz a seconda a quella di 10 miliardi di milioni di qualche hertz sempre la seconda, no? E lei dice: cos'è l'esercito della voce? È il prototipo della legione del Logos, chiamato nella dottrina segreta il numero 1 emerso dal non numero. Ecco, qui cominciamo a avviarci verso appunto qual è questa fondamentale delle fondamentali, il principio unico eterno. Bello, il numero 1 emerso dal non numero. La teogonia esoterica comincia con l'uno manifestato, quindi non eterno nella sua presenza di esistenza, seppure eterno nella sua essenza, il numero dei numeri e degli enumerati, questi ultimi procedenti dalla voce, la va femminile, dalle 100 forme, Shatarupa o natura, o si potrebbe intendere come la dea Sarasvati nella religione indù. Attenzione, è da questo numero 10, ricordate il numero di Pitagora, le tractis, 1, 2, 3, 4, la totale era 10, o natura creatrice, la madre che procede l'intero universo. La madre, la cifra occulto 0, che sempre procrea e moltiplica l'unione con l'unità 1. E lo spiega Teresa, che sempre procrea e moltiplica in un, no? I multipli della fondamentale per, eccetera, eccetera. E procede l'intero universo. Qui salto... il problema della lo saltiamo perché qui si trova da parlare a lungo. Cominciamo a affrontare il problema, e sto arrivando alla fine, perché avete ancora magari un quarto d'ora e tutto. Cominciamo ad arrivare a capire qual è questa fondamentale delle fondamentali, questo suono che sta un po' alla base, il suono non suono, no? E cita sempre i pitagorici, la Blavatsky. I pitagorici asserivano che la dottrina dei numeri, la più importante di tutte nell'useterismo, era stata rivelata all'uomo dalle divinità celesti, che il mondo era stato tratto dal caos mediante il suono o armonia e costruito secondo i principi della proporzione musicale. Ora, se ricordatevi l'esempio di prima, la differenza dell'onda del rumore, quell'onda tutta strana, e l'onda del pianoforte, regolare, elegante nella sua forma, suono armonia costruito secondo i principi della proporzione musicale. I sette pianeti che governano gli esseri mortali hanno un movimento armonioso, il suono armonico, e come dice Censolino, intervalli corrispondenti agli intervalli musicali rendono suoni differenti, così perfettamente consonanti da produrre la più soave melodia che non è percepita da noi solo a causa della potenza del suono che il nostro orecchio è incapace di ricevere. Siamo limitati, no? Però con altri, con la mente, con su altri livelli si possono sentire, no? Ecco, allora, Pitagora, come detto prima, considerava la divinità, il Logos, no? Il centro dell'universo, la sorgente dell'armonia. E Blavatsky dice: all'inizio di ciascun ciclo, i sette, secondo altre nozioni, gli otto grandi dei. 8, attenzione, l'armonia dell'ottava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 8, discendono per istruire il nuovo ordine e per dare l'impulso al nuovo ciclo. L'ottavo dio era il cerchio unificatore, do, re, mi, fa, sol, la, si e do, e il cerchio si, l'ottava, il cerchio si chiude, no? In questo passo Blavatsky fa riferimento appunto all'armonia del diapason, ovvero all'unione delle otto note di una scala diatonica, no? Un parallelo nella Bhagavad Gita, ad esempio, quando Krishna dice, parlando francamente non so, mi ricordo con chi, dice: sappi che vi è un'altra forma della mia natura più elevata di questa, che è il principio di vita dal quale o tu dalle possenti braccia questo universo è sostenuto. Tutto ciò è intessuto su di me come una quantità di perle su un filo. Io sono il sapore delle acque, io sono la luce del sole e della luna, io sono il suono. Ora, le perle su un filo, pensate al suono, la fondamentale, primo armonico, secondo armonico, terzo armonico, eccetera, tutte le perle su un filo che vanno all'infinito, però c'è la fondamentale che dice. Quindi
Il suono fondamentale, suono, non suono, o ancora suono del silenzio, al quale la Blavatsky ha dedicato quel che noi conosciamo, dal quale inizia il processo della creazione. No? Sono arrivato in conclusione, se ce la fate. Ecco, questa è l'immagine che preferisco. Qualcuno sa dirmi, beh, l'ho scritto? No, non c'è scritto. Bene. Secondo sa dirmi chi è, di chi è questa, questa immagine? È famosa, eh? Famosa, insomma. No. Questo è detto il monocordo di Robert Fludd. Fludd, grande archivista, Rosa Croce, filosofo, personaggio molto, molto, molto interessante. Robert Fludd vive dalla fine del 500 fino al 637 e scrive nel 617 un'opera che si chiama Utriusque Cosmi Historia, nel 617. Dal quale è raffigurato appunto l'immagine che adesso andiamo a prendere. Viene chiamato il monocordo di Fludd, no? E raffigura, adesso arriva, che raffigura praticamente un monocordo, tipo quello di Pitagora, con in cima la mano divina, che cosa fa? Lo accorda, cioè crea la nota fondamentale, dalla quale nascono tutti gli armonici, no? Interessante, no? Vedete? Questa è la mano di Dio che accorda lo strumento, questo è il monocordo, questa è la corda, e con questo, con questa chiave viene determinata la nota fondamentale. No? Ecco, la mano divina corrisponde a quanto scritto da Blavatsky a commento della stanza quarta. Dice, l'esercito della voce è il prototipo della legione del Logos, o il verbo, chiamato nella dottrina segreta il numero uno emerso dal non numero. Il numero uno emerso dal non numero. Dal numero uno vengono ricavate tutte le altre cose che adesso brevemente andiamo a descrivere velocemente. A sinistra, dunque, quindi da questa parte, abbiamo i pianeti e gli elementi. Vedete la terra, acqua, cos'è l'aria e il fuoco. Vedete che ognuno va a intersecare un punto della corda. A destra abbiamo le note musicali A, B, C, D, E, F, G, notazione inglese, insomma, questo è l'A, questo è il Si, il Do, il Re, il Mi, eccetera. I cerchi mostrano le proporzioni, guarda caso il Sole è messo nel rapporto un mezzo, no? Il fuoco. No? E poi abbiamo questo che è un terzo, cioè rispetto alla corda i due terzi, e via dicendo. La mano divina fa iniziare la creazione e accorda il cosmo, no? Il monocordo pertanto rappresenta le gerarchie planetarie e in intervalli più gravi qui sotto, i quattro elementi. Quindi, da una parte raffigura l'ordine cosmico, l'ordine armonico del cosmo regolato da intervalli musicali, e dall'altra la potenza divina in grado di accordare il monocordo su determinate note scale, la corda del mondo, o fides mundana. Quindi, il suono fondamentale come generazione e trasformazione dell'universo. In principio era il verbo. Dal livello più alto al più basso del cosmo, risplendendo la visione platonica dell'analogia tra macrocosmo e microcosmo. No? Interessante, no? E vediamo che ho, scusate, ho già anticipato. Ecco, ad esempio, il rapporto tra il monocordo di Fludd e Sarasvati, la dea delle arti. Guarda, vedi cos'è in mano, sembra un monocordo, no? Sarasvati è uguale alla dea Vah, di cui la Blavatsky o Vah parla sovente nella dottrina segreta, no? Ecco, adesso sì, purtroppo ho fatto vedere cosa così, adesso vediamo tra un attimo. Allora, piccola citazione di De Grandis, che è stato il mio maestro sotto l'aspetto musicale, che ha scritto un piccolo saggio sul grande mantra Om Mani Padme Hum, o Padme Hum, no?
che immagino conosciamo tutti, e dice: la sillaba Om è considerata l'origine una, eterna ed assoluta di ogni mantra, no? Il suono fondamentale. Tutte le cose venute poi in esistenza sono uno sviluppo di questa sillaba, in discesa con tutte le i vari intervalli. Om comprende passato, presente e futuro e tutto quanto esiste anche al di là delle forme del tempo. A questa sillaba possono venire aggiunte altre sillabe ancora e tutte insieme vengono a formare una determinata frase, un mantra verso una determinata direzione. Ok? Ora stiamo arrivando alla conclusione. Pensiamo ai risuonatori di Helmholtz e pensiamo al un accordo di flute. No, sappiamo che un suono per risuonare ha bisogno di un involucro. Il risuonatore è un involucro, no? Costruito per risuonare nella stessa, questo è un risuonatore, un sol diesis, no? Quindi se io sento un sol diesis, questo in qualche modo vibra, perché è accordato sul sol diesis. Pertanto un suono per manifestarsi o far vibrare ha bisogno di un contenitore, di un involucro. Allora, qui vi chiedo il vostro aiuto, perché ad esempio si parla spesso della Akasha, no? E nel versetto teosofico si dice che Akasha è l'essenza sottile, soprasensibile, spirituale che pervade lo spazio. È lo spazio universale cui è inerente l'eterna ideazione dell'universo, nei suoi aspetti sempre mutevoli, sui piani della materia e oggettività, e da cui irradia il primo logos o pensiero manifesto. In altri punti la Blavatsky dice: la proprietà della Akasha è il suono. No? Ora, non potrebbe essere la Akasha quello che il contenitore di, ad esempio, un singolo del genere, di questo suono fondamentale? O questa è un'ipotesi, magari qualcuno di voi sa spiegarlo meglio di me, il problema della Akasha, se può essere visto come contenitore o meglio ancora come risuonatore. Chiaramente a livello cosmico. A questo punto vediamo di affrontiamo questo quadro. Conosciamo, no? Botticelli, La nascita di me, sul quale ci sono mille scritti esoterici, pittorici, filosofici, del storia dell'arte, eccetera. Allora, chiedo a voi se qualcuno vuole fare una sua interpretazione in base a quanto abbiamo detto finora, partendo dal suono, il problema degli armonici, il suonato di Helmholtz, via di suono fondamentale, eccetera, eccetera. Lascio la parola a voi. Un minuto. Non è difficile, in base a quello che abbiamo detto. No, pensi a mezza e forte soffio. Allora, qui abbiamo qualcuno che soffia, produce un soffio o un suono. Già. No? Perché può essere un soffio, può essere un suono. Per far, vabbè, se lo dico, c'è la primavera, vabbè, Venere, che nasce, c'è una conchiglia, eccetera, eccetera. Il risuonatore, la conchiglia risuonatore, no? Ma cosa nasce da un risuonatore? Nasce un suono, in questo caso la Venere, no? Tra l'altro Blavatsky parla del soffio, no? Eccetera, eccetera, no? Quindi potrebbe essere, ad ogni modo, possiamo, magari è un'interpretazione lontana da quello che è il vero significato, però mi piace pensare a questa corrispondenza e trovare il suono prodotto, ad esempio la mano, il suono fondamentale, come nel monocordo di Flood, il quale, soffiato, tra virgolette, in un contenitore di una certa misura, produce, in questo caso, la Venere, cioè crea. No? E subito sulla destra c'è il rivestimento, esatto. Nel senso che diventa materico, cioè no? Uno strato. Allora, antico proverbio orientale: le tenebre sono padre e madre, la luce è il loro figlio. Il padre, la madre, lo spazio astratto, permettetemi la Akasha, no? Cioè l'involucro, il figlio uguale all'universo. No? Qui abbiamo ancora qualche... Sì, sono alla fine, eh?
possiamo fare ancora fare qualche considerazione e veramente arrivo in fondo. Allora, abbiamo una cassa di risonanza, in questo caso la conchiglia. Per un suono, per essere prodotto, ha bisogno appunto di un involucro, di un contenitore. Ma allora, l'uomo in sé è una cassa di risonanza. Può essere una cassa, è una cassa e può essere una cassa di risonanza. Per cosa? Per accogliere una vibrazione. No? Allora, una cassa di risonanza, cioè un corpo ben costruito attraverso la purificazione, altruismo, mente libera, può vibrare in base a determinate vibrazioni. Come, costruito in un certo modo, può vibrare in base ad altre vibrazioni, magari vibrazioni di carattere, non dico negativo, ma non positive. Quindi, quando l'involucro riceve un impulso, può emettere un suono, la creazione, ma in accordo con lo suono originale. No? Allora, voi capite, qua lo sto arrivando alla fine, quando a metà del 400 ci fu un grande, ma davvero un grande umanista, di cui mi sto anche occupando, Leon Battista Alberti, uno dei principali personaggi del Rinascimento, architetto, scrittore, poeta, e soprattutto conosciuto per gli studi sull'architettura, il quale scriveva nei suoi testi: ma se noi costruiamo belle città, la gente che vi vive cambia, diventa, come si dice? Bella. No? Si avvicina alla bellezza, fa bene alle persone, diventano più cordiali, più gentili. Al contrario, una città mal costruita, no? E lui diceva che chiamava concinnitas o concinnitas, il concetto di bellezza, no? Concinnitas, mi pare. Questo concetto di bellezza viene raggiunto attraverso l'armonia. E lui dice che questa armonia è la stessa che nell'antichità i greci ottenevano con i suoni, che sono un mezzo, due terzi, tre quarti, eccetera, eccetera. No? Vedete che allora il suono in realtà non è limitato al suono che noi sentiamo, ma si allarga su grandi orizzonti. E finisco con la cosmogenesi. L'esercito della voce è un'espressione strettamente unita al mistero del suono e della parola come effetto e corollario della causa, il pensiero divino. E finisco citando Renato De Grandis, perché tutto sommato c'è un feeling, soprattutto musicale, ma devo dire sotto l'aspetto musicale sapeva molte cose, e scrive in un suo testo: Sarasvati tiene in mano uno strumento musicale. Questo rappresenta proprio la creazione a cui si riferisce sempre il Brahma, che dal punto di vista umano fisico è venuto con il suono del verbo, con la pronuncia di quel mantra. No? E infatti, questo è Sarasvati e Mohanagoro di Flood, il frontespizio del poema del fuoco del compositore Scriabin, ok? Alla fine di questa opera si chiama il poema del Prometeo o poema del fuoco, potete sentire su YouTube o vi comprate il CD, verso la fine il coro pronuncia quelle sette vocali che secondo Blavatsky sono alla base della creazione. Scusate, non le ho lette per far prima, ma se mi date un secondo, eccole qua, no? La radice rimane, la luce rimane, il brumo rimane e ancora A, E, A, O, H, O. I significati della Blavatsky, le sette vocali, sono padre, madre degli dèi, i sei in uno, la radice settenaria dalla quale tutto procede. Grazie. Mi ha detto tante cose. Se non ho qualcosa da dire, se ci sono domande possiamo... No, questo volevo dire.
dire, queste sono cinque domande, ma l'importanza che è detto tutto quanto, il fatto dei pensieri che noi abbiamo tutti i giorni. Perché un pensiero è una vibrazione e abbiamo visto che qualsiasi vibrazione genera tutta una serie di altre cose e ha il potere di mettere in risonanza. Quindi un pensiero, se uno pensa, per carità, ha fatto l'esempio della Nutella, un pensiero irrilevante, però voglio dire, se 10 persone simultaneamente pensano a Nutella, questa forma pensiero va sicuramente a scuotere, no? Attenzione che nelle tecniche di marketing sono procedure ben conosciute, quelle di creare il bisogno, no? Di creare la voglia, ma in che modo? Beh, stimolare proprio, no? Capisci questo fatto? Quindi l'importanza di, ad esempio, avere pensieri altruistici, d'amore, non di odio, perché appunto possono, non sai cosa possono provocare. C'è il detto, la farfalla che sbatte le ali nell'Atlantico genera un tornado o un uragano nel Pacifico. Ha un suo fondo di verità, perché ogni azione non sai mai dove può andare a finire. Tu pensa solamente se tutti noi abbiamo provato pensieri di odio, no? Sul luogo del lavoro, io ne posso con i miei colleghi, cioè ogni di tutto e di più, no? Però voglio dire, un pensiero proprio di odio molto forte, non sai mai cosa può provocare a lungo andare, perché la poi va, no? Se colpisce una persona debole che ha già un carattere molto irato e difficile, eccetera, può scatenare in questa persona quella briciola in più per commettere, non so, un delitto, ad esempio. E poi magari dice, ho sentito le voci. No? Questa è quindi l'importanza del... La stessa cosa, positivo. Certo, assolutamente. Quindi invece un pensieri positivi, eccetera, eccetera. No? Ecco perché, ad esempio, quando, non so, si entra ad esempio in un luogo sacro, no? A chiesa, così, no? Hai subito una sensazione, no? Dici, ah, come sto bene, no? Perché una parte del tuo corpo risuona in base a quello che c'è. Quindi vuol dire che, qui finiamo, ogni persona ha un suo suono che si crea, che cambia nel tempo, in peggio o meglio. Oppure i detti, dimmi come mangi, ti dirò chi sei, dimmi chi frequenti, ti dirò chi sei, no? Quindi è naturale che persone che pensano allo stesso modo prima o poi si riuniscono, si armonizzano, no? Quante volte capita, ecco, basta. L'antipatia che nasce capita a persone con le quali c'è un feeling immediato, altre proprio senti un po', no? Per il fatto che c'è disarmonia, cioè il nostro suono va in contrasto, cioè è proprio diverso da quell'altro. Poi subentra la pazienza, la tolleranza e tutto diventa torna a posto per il momento. Altri invece nasce un feeling proprio naturale, no? Gli amici, le persone amate, eccetera, eccetera. Perché questi suoni risuonano bene. C'è questo effetto di risonanza. Ma solo una domanda velocissima su cui non ti chiedo di dilungarti, che è questa. È stato provato con la risonanza di Schumann che la vibrazione del pianeta Terra equivale a 7,83 Hz, quindi approssimata a circa 8. Su questa base è stata creata tutta quel movimento che vuole riportare il La da 440 Hz a 432 Hz. Che era quello di... Che era quello di Verdi. Era quello di prima, sì, sì. Perché sulla base di questa accordatura poi tutte le note che precedono e seguono questo La comunque vibrano a un Hz che è sempre divisibile per il numero 8, cosa che non succede con un La a 440 Hz. Allora, parlando appunto di una risonanza, del principio di risonanza, credo che se effettivamente la Terra vibra con un Hz approssimato a 8, per risonanza l'armonia si crea con tutti gli esseri che vibrano con multipli di 8. Ah, può darsi. Quindi è abbastanza presumibile che questa teoria del riportare la 432 Hz, la musicale, possa creare una maggiore armonia, oppure no? Non lo so, perché, ripeto, cioè noi abbiamo, le nostre percezioni sono molto limitate, no? 8 Hz non si sente, già ad esempio suoni a 16 Hz non li senti, ma li senti sul cuore, proprio senti qualcosa che ti opprime, perché sono frequenze molto basse.
è il discorso della pranoterapia, scusa, della musicoterapia, no? Che oggi si fa un gran parlare di musicoterapia, no? Però è un discorso molto delicato. Molto delicato perché, come dicevo prima, tu non sai, o conosci, o sai esattamente che succede quando tu fai un suono, una determinata vocale, ok? E lo sai, se no non puoi fare delle ipotesi, come tutti fanno. L'anno scorso c'è stato un concerto da noi di musica elettronica, un tizio raccontava, sì, io ho usato i suoni dei chakra, con le vibrazioni dei chakra. Cioè, si è fermato, perché se lo sa, non lo porti in giro. Se lo sai, uno. E se non lo sai, fa più male che bene, perché magari vai davvero a far creare dei problemi alla gente. No? Perché ogni persona ha il suo suono. Quindi prima di intervenire devi capire il suono che ha una persona. Certo. E in base a quello, no? Perché no, ogni persona ha dei colori nell'astrale, ma nel fisico ha dei suoni. In base a quello puoi armonizzare. Cosa vuol dire armonizzare? Suono fondamentale, i vari armonici a multipli. Allora trovi un suono armonico. Okay? Però per farlo bisogna qualcuno che certo. Lo sa fare, ma lo sa fare. Altrimenti è meglio, come diceva anche Hugh, mi si dice? Judge. No? Diceva lui, meglio lo sa stare. Tu non sai il danno che fanno questi musicoterapisti che fanno il corso, anche qui a non so se Vincenzo a Padova, c'è il conservatorio del triennio di musicoterapia, ma questi qua no. Non hanno la minima idea di cosa vuol dire. E del pericolo che mettono se stessi e gli altri in questo modo. Quindi sì, anche questi discorsi del suono potrebbe anche essere vero. Questo non lo so. Non lo so. È un discorso che piano piano la scienza comincia a scoprire, a capire. Cioè il problema del suono, delle vibrazioni, è molto attento. La fisica dei quanti, ad esempio, dimostra. Cioè, adesso non ricordo, c'è un bel libro che inizia proprio dicendo un fisico dei quanti è abituato a non ragionare con i sensi, o meglio, quando tocca un tavolo lo considera tutta una energia in movimento, non solido, capisci? Da un punto di vista è già diverso. Certo. C'è una fetta della medicina che lavora sulle vibrazioni, perché hanno scoperto che ogni cellula ha una sua vibrazione, quindi ogni organo serve. Per il principio dell'omeopatia si riarmonizza una cellula cercando di riportarla alla vibrazione, al cellulo, all'organo, alla vibrazione che dovrebbe essere propria. Può darsi. No, per esempio, sicuramente. Il virus e il batterio, ognuno ha una sua vibrazione, se tu la colpisci con la vibrazione, muoiono. Sì, certo. Beh, c'è il mito di Anfione che spostava, cosa faceva Anfione? Spostava le pietre col suono. Beh, le piramidi sembra che siano state dicono, certo, questa tecnica. Dicono, ma hai visto? Poi il suonatore di Helmholtz, l'energia che mette in movimento un semplice suonino, no? So, su altri livelli cosa si può fare? Molto, molto interessante. Consiglio uno studio sul... Ah, a proposito, volevo dire, se interessa, io non ho parlato perché il tempo era poco, ma ad esempio su questo libro di Taimini, Scienze ed Occultismo, cioè proprio gli ultimi due capitoli sono dedicati il ruolo della luce e del suono nella manifestazione, uno, e il ruolo della luce e manifestazione, due. E lui è molto chiaro. Si suddivide per punti, tutte queste considerazioni sono molto 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 interessanti, quindi eventualmente se grazie. Si compra su internet. Ma se Dio crea la nota fondamentale dalla quale nascono tutti gli armonici, da dove viene la disarmonia? La disarmonia viene quando non sono, come nel rumore. Chi è che ha creato la disarmonia? È la nostra libertà che trova il percorso che dobbiamo fare per imparare a essere armonici. No, però la nota, secondo me, la nota fondamentale è una proposizione, il tema successivamente
viene sviluppato da qualcuno, guarda, che è diverso. E quindi... Noi stiamo parlando di cose di cui non c'è definizione, sì, capisci? Perché io lo chiamo infatti il suono non suono, o il punto, in senso geometrico, il punto non punto. Cito sempre questo esempio del Pantheon a Roma. Avete mai visto, sì, il Pantheon a Roma? No, ecco, si entra, c'è un buco nel soffitto. Ah sì, è per l'acqua, fa girare. In realtà ha un significato molto profondo. Cioè il vertice della cupola, no, l'uomo non può descriverlo, c'è il nulla, c'è il vuoto, c'è il punto non punto. Non c'è una cupola o qualcosa che chiude. C'è un punto vuoto che non puoi descrivere. No? Quello è, secondo me, il massimo a quale può arrivare la mente umana del nostro livello. Poi si mettono l'intuizione. Quindi parlare il coso di il monocordo di Flood è un simbolo, cioè, capisci? Non c'è la mano divina, ma non c'è nemmeno il suono, la corda, cioè è un modo per così intuire cosa è, potrebbe essere successo, ma nella realtà sono cose su quali non esiste parola. Se è quel simbolo, è la cosa che può avvicinare, no? Suoni che ne so, suoni che vibrano a 10 milioni di miliardi di vibrazioni, che suoni sono? Ma no. Ci chiami suoni, ma in realtà magari qualcosa sono vibrazioni, ma cosa corrispondono? Magari su altri livelli sono cose molto importanti, no? Chi lo sa? Questo è un ottimo aiuto per la meditazione, è tipo un mandala. Uno pensa, c'è la mano divina, c'è il problema dell'accordatura, no? Ci possono essere più accordature. Ci sono sette creazioni, no? Però voglio dire, la fondamentale non fondamentale. Ecco, al di là non saprei davvero cosa raccontare. No? Infatti Pitagora, no, scusa, Platone arriva fino al 27, cioè al cubo del 3, che è la terza dimensione, di più non arriva, perché si entra in un'altra dimensione che lo possiamo spiegare. C'è un bellissimo testo, lo dico ogni volta, che è carino, Flatlandia, edito dalla Delphi, sì, conoscete, no? Sì, sì, quel prete che racconta la vita in un mondo di due dimensioni, sì, nel quale c'è la profondità e la larghezza. No? Quindi sono tutte figure geometriche che si muovono, hanno le loro famiglie, i loro partiti, i preti, la religione, no? A un certo punto l'autore prende una figura, la prende da qui, la sposta di qua, cioè la fa entrare nella terza dimensione, no? Questa figura, non so, un triangolo, un quadrato, caspita, ha avuto un'esperienza mistica, cioè, non è più quello di prima, perché, cioè, si è reso conto, è stato portato nella nuova dimensione, cioè nell'altezza, no? E lui allora, fatta questa esperienza, raccontava agli altri, dicendo, ma guardate che le cose non stanno così come sono, c'è dell'altro, ed è stato imprigionato, non so, crocifisso per dire, no? Perseguito perché diceva cose eretiche, perché era stato portato nell'altra dimensione. Quindi se noi potessimo andare in un'ipotetica quarta dimensione, chissà cosa, come vediamo le cose, ma allo stesso modo in cui un cane sente a 40.000 Hz, il doppio rispetto, chissà qual è il mondo di un cane, certo. Beh, è la sua la realtà o la mia? A questo punto è illusoria la mia come la sua, perché ci sarà qualcuno che sentirà fino a 80.000. Poi e il cavallo? Il cavallo non lo so. So delle galline, i polli, che sentono frequenze molto basse, infatti i terremoti sono i primi a sentire. No, gli elefanti sentono molto giù. Quindi bisognerebbe tenersi un elefanti. È un po' scomodo. Però la cosa che secondo me, che a me è servita facendo questi studi, è veramente capire quanto è importante il controllo delle cose che si fanno, dai pensieri agli stessi gesti, al modo di vivere, perché tutto vibra, tutto ti mette in vibrazione e produci vibrazioni e risuoni, no? Anche i colori, ma certo, i colori sono vibrazioni, abbiamo visto, no, lo schema dei colori che ha che range vanno molto molto alti, si viaggia intorno a c'è un milione di miliardi di hertz al secondo, è un suono. Sì, ma soprattutto è molto interessante quando dicevi che nel percorso di ascesa dobbiamo essere noi prima a dover vibrare
a una certa frequenza perché poi ci rispondano da ottave superiori. Chiaro. E non aspettare che siano le ottave ad entrare in comunicazione con noi. Certo. Ancora mai scendono. È il grande insegnamento dei maestri, dicono, ma non siamo mica noi che dobbiamo venire a cercare voi, siete voi che dovete innalzarvi alla nostra sensibilità, diciamo. Allora, i mantra stessi, ad esempio, sono formule proprio ideate da grandi iniziati, che possono avere anche un significato letterale, ma in realtà sono combinazioni di vocali che, detti in un certo modo, possono avere dare grande beneficio. Assolutamente, perché mettono in moto proprio vibrazione. Gli Blavatsky dice che Omani Padme Hum andrebbe recitato secondo un ritmo, eccetera, eccetera. No? Ma pare che chi lo sappia recitare veramente abbia in mano le chiavi della creazione dell'universo. Chi lo sa. Però questo è un detto. Non ho mai conosciuto nessuno. Certo che se metto una vocale, tipo adesso una voce da capra, però... Cambia già. No. Voglio dire, cioè, ho messo tanti suoni sopra, che non sai tu, ma ne ho messi, e fanno andando, che l'ho fatto, non è che si fermano, vanno all'infinito. Ma gli amici buddisti ritengono infatti questo suono molto basso un grande talento, una grande esatto. Infatti, capacità, sì, no? Sì, perché più il suono è basso, più genera, più genera suoni, no? Anzi, è proprio uno sforzo, e quindi sono, vuol dire che sono spiritualmente molto elevati. No. Poi ad esempio le vocali hanno dei riferimenti con determinati chakra, quindi detto in un certo modo sviluppano certe cose. E comunque è detto che se il mantra viene recitato innanzitutto con grande convinzione, con grande forza, concentrazione e motivazione, può avere risultati miracolosi. No? E più si è a fare il mantra, più l'effetto è potente. Particolarmente se il mantra ti viene dato. Cioè sei un mantra personale che l'eventuale maestro esatto, ti puce addosso, sì, diciamo, sì, ecco, sì. Perché allora è proprio... Sì, sì. Ce n'è uno famoso la parola... della Tina Turner, eh? Ce n'è uno famoso della Tina Turner, perché lei è buddista da moltissimi anni, e c'è un Mario Padme della Tina Turner bellissimo. Ma Tina Turner, con la musica che ha prodotto, mi sa che però... Perché voi non sapete nemmeno immaginare il danno che provoca la musica rock sul fisico. Beh, è morto, Masaru è morto, che ha fatto le prove con l'acqua. Si è voi visto. Non sapete, sono tutti morti, di brutta morte, quelli che hanno sì, fatto. Ma la Tina Turner non è rock. Però ha fatto questi ritmi molto ossessivi, ma molto bassi. E questo volume molto alto, è proprio disastroso. Disastroso, cioè pensa proprio alle vibrazioni più raffinate che può avere l'uomo all'interno, arrivano queste botte con hertz molto bassi, molto forti, cioè distruggono, rovinano proprio, non sai cosa può provocare su altri livelli musica del genere, mentre invece ad esempio il canto gregoriano, no, queste belle, no? Quelle veramente armonizzano, poi se le senti in queste chiese, il gregoriano deve aver sentito ad esempio nelle chiese per quale è stato scritto, quindi cattedrali romaniche, cattedrali. Recentemente ce n'è stato un concerto chiamato per i canti gregoriani. E poi un'altra cosa, scusate, adesso vabbè, ditemi quando siete stanchi, ce ne andiamo. Ma ad esempio, il discorso che è finito, io mi occupo anche dei rapporti in musica e architettura, no? Ma anche una casa ha un suono, una casa è un risuonatore. I templi buddisti, i templi cristiani di una certa epoca, e parlo dei templi romanici e gotici soprattutto, e alcuni del Rinascimento, sono costruiti in questo modo. Cioè l'utilizzo di determinate proporzioni configura lo spazio affinché possa risuonare in un certo modo. Tant'è vero che tu quando entri in un luogo sacro, subito ai pensieri si avvicinano chissà perché. Non solo per il fatto che c'è gente che prega, ma anche lo spazio in sé ha questa grande forza. Guarda caso, ad esempio, gli edifici più importanti di culto sono a pianta centrale. No? Sono a pianta centrale. Ad esempio, dove insegno io, guarda caso, no, di fianco alla mia, dove insegno, c'è proprio una chiesa a pianta circolare in cui ha la base quadrata, okay? Poi sulla base quadrata c'è un ottagono, poi c'è la cupola, conclude con un punto, cosa di più,
il quadrato, a livello fisico, i quattro elementi, l'otto, che è ancora un elemento fisico ma rappresenta l'infinito, e hai la dualità finito e infinito, che è sempre una dualità comunque, però c'è il punto non punto in cima, capisci? E il luogo all'interno è stato costruito usando i rapporti di un mezzo, due terzi, tre quarti, l'ho fatto uno studio, c'è proprio così, no? E tu entri, hai una sensazione strana, chiunque entri, dici, caspita, che chiesa bella, silenziosa, no? E si sviluppa proprio, non dico c'è un, senti un suono, ma certe vibrazioni lì risuonano, perché lo spazio è costruito in un certo modo. Ad esempio la cattedrale di Chartres, in Francia, vi consiglio, chi non c'è andato, di andare, perché è un'esperienza, è una cattedrale costruita da iniziati. No, perché no, una volta l'architetto contava poco, era il geometra, ma il vero architetto era l'abate, che aveva conoscenze filosofiche, platoniche, e era lui che decideva i rapporti. Tanto vi ricordate Francesco Giorgi, quello che ha fatto... Ma è la rotonda che è stata costruita. Quello che ha fatto la Santa San Francesco della Vigna, eccolo qua, no, l'ho perso, eccolo qua, vedi? Questo è stato ideato da questo frate per costruire la chiesa San Francesco della Vigna, costruita secondo i rapporti platonici. E tu entri, no? Ti accorgi? C'è qualcosa di interessante, di bello, di armonico, c'è veramente armonia, no? E queste costruzioni fatte in quel modo erano degli strumenti, cioè all'interno venivano fatte determinate cerimonie, determinati canti, in quali nell'insieme generavano un'esperienza spirituale o asciata, ad esempio, anche delle guarigioni, no? Conoscenze, allora si sapeva, oggi sono per tutti. Oggi è tutto visto per il commercio, per la... In chirurgia stanno sperimentando un laser che bypassa tutte le cellule per andare in laser. Sì. Però vedi, i medici hanno il problema che ha sempre una visione sempre più specifica, sì. Mai di insieme, capisci? Mai di insieme. Ecco. Bene. Grazie.